Tu dici dove si trova l'orologiaio e noi ti facciamo tornare a casa. Dalla tua ragazza. Lo chiedete a me. Ma che ne so io dove si trova? Dovreste saperlo voi, no? Dovremmo davvero. Ci aveva dato il suo indirizzo. Cosa? Allora smettetela di menarmi e dite all'alto commissario che l'avete perso voi. No, non possiamo. Faremmo la figura degli idioti. E per questo vengo menato? No. Perché voi non facciate la figura degli idioti? No, per tutto quello che hai fatto. Leggevi i volantini, parlavi nel bar e... Cavolo, ma siete incredibili. Spero solo che possiamo rimanere amici. Dice che l'orologiaio è uno studente dell'università. E chi è che dobbiamo andare a prendere a sberle? Il rettore dell'università. Potreste menare stoncando loro l'aula! Non osare urlare mai più in un suo video! Basta! Pietà! Ascoltiamo solo questa canzone da settimane! Almeno rimettete Prisma! Come si dice? Intanto Drang e Stuccio salva la vita a uno degli universitari dalla furia degli agenti del governo cattivo per guadagnarsi la fiducia degli Adiriangers, che si uniscono così per salvargli la vita. Ma perché non abbiamo salvato direttamente il capocchialuto? Lui mi sta sui coglioni. Drang e Stuccio invece è un simpaticone. Gli OGM ci stanno minacciando, ma non sono abbastanza forte per sconfiggerli. Palazzo Cattivo, ho bisogno di te! Non mi unirò mai a te, Corona. Tu ami i boschi di montagna e io odio la natura. Se gli OGM continuano ad invaderci, persino il cemento sarà invaso dal DNA di pesce. Non lo capisci? Maledizione, sembra che io non abbia scelta. Allora uniamoci! Fusione! È bella l'erba. È bello giocare al pallone. Non ce ne frega un cazzo! Siamo qui per la partita, non per le tue cazzate! Basta ste rotture di coglioni! Vaffanculo, orologiaio! Vuoi fischiare oppure no? Arbitro di merda! Allora, la volpe somiglia ad Adrian e bacia come Adrian. Poi ha una maschera come quella che ho dato ad Adrian. Quindi... Gilda, stai ancora pensando a quel bacio tu, eh? Cacchio, allora sei lenta davvero, eh? Ehi, Adrian dice che sono lenta, però quel bacio della volpe era davvero simile ai suoi. Ma forse... Oh, la volpe è Adrian! Fuori di qui!